Ciao ragazzi e ciao ragazze, io sono Aurora e questo è il mio canale. Quest'oggi siamo qui per la mia nighting routine. La prima cosa che faccio appena ritorno a casa è cavare le scarpe e mettermi comoda. In questo caso, in questo periodo, uso le mie ciabattine natalizie. Dopodiché mi dirigo in cucina ad assaporare uno dei miei tè preferiti, ovvero i mirtilli. Quest'oggi avevo anche lezioni il pomeriggio, quindi mi sono collegata online nella piattaforma Webex e ho seguito le mie 3 ore di storia moderna. Giuro che ho seguito per tutta la lezione, soltanto che stava rispiegando cose già ribadite, quindi ho preso la palla al balzo e mi sono staccata tutta la ricostruzione. La mia faccia è proprio super concentrata, ma vi giuro che mi mancavano le unghie corte. Magia! Eccole qua le nostre unghiette. Conclusa la lezione, in questo caso alle 6, prendo e prima di cenare mi metto nel soggiorno a studiare un'altra materia. Anche perché nel mese di dicembre ho alcuni parziali, mentre a febbraio e gennaio ho tutti gli altri esami. Se mi seguite da un po' sapete che non amo stare ferma, infatti fino all'anno scorso ho sempre praticato danza, ma quest'anno per il motivo dell'università lontana casa, ma anche per il Covid, ho dovuto fermarmi. Ma non perciò che non mi alleno, infatti cerco sempre di andare a correre o fare qualche esercizio in casa. Il riscaldamento in inverno è semplice. Esattamente le mie urla. Sì, il riscaldamento è proprio questo, cercare di ammazzare o perlomeno buttare fuori le cimici, che odio tantissimo. Eccoci qua nella mia piccola sala di ballo, ma soprattutto di workout. In questo frangente volevo farvi vedere questo nuovo acquisto, ovvero questa salopette a 5 kg che si incorpora, ovviamente si mette per fare gli esercizi. Gli esercizi che d'ora in poi vedrete assolutamente non prendeteli come veri, ovvero non sono un'allenatrice, quindi non so se li sto compiendo nel modo esatto. Eccomi qua sdocciata, lavata, pronta per andare a cena dai miei nonni. Diciamo che con questo outfit mi sento molto americana girls che si vestono sopra con felponi e sotto nude. Io la scelta della cena si divide in due parti, o per telefono o face to face, come in questo caso
che mi metto lì ferma ore e ore davanti al frigo per scegliere cosa mangiare. In questo caso ho optato per delle noci, insalata, bresaola e qualche frutta. Ovviamente dopo che ho finito di cenare sto un po' con i miei nonni per poi ritornare con i miei genitori a casa mia. Appena metto piede in casa mi impigiamo e mi preparo per la notte. Faccio ovviamente anche la mia skincare routine e se volete il video commentate qua sotto nei commenti perché sto facendo un trattamento per delle chiazze di brufoletti acneici. Quando alla sera siamo tutti insieme, ma devo finire di studiare, mi dirigo in un altro salotto per cercare di studiare. Anche se in realtà mi distraggo facilmente con i social network. A proposito, andatemi a seguire sia su Instagram, TikTok e anche su Snapchat, vi lascio sotto tutti i miei profili. Questa sera ero veramente stanca e inoltre era tardi, quindi invece di andare con la mia famiglia a guardarci un film in salotto, sono andata direttamente in camera, anche perché dovevo finire di fare alcuni progetti per l'università. Ed eccoci qua alla chiusura. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate like, iscrivetevi attivando la campanella e ripeto, vi aspetto nei miei social. Ciao!